Buona giornata. Oggi parliamo di sospensione dei licenziamenti individuali. I recenti provvedimenti adottati dal governo in materia di coronavirus prevedono anche, in modo particolare all'articolo 46 del decreto legge 18 2020, prevede una disposizione molto particolare di sospensione dei licenziamenti, cioè il divieto per tutti i datori di lavoro, quindi indipendentemente dal numero di dipendenti del datore di lavoro, quindi non riguarda soltanto le aziende con più di 15 addetti o quant'altro. Tutti i datori di lavoro non possono licenziare per un periodo di 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del decreto legge, quindi vorrebbe dire sostanzialmente dalla metà di marzo alla metà di maggio, ma attenzione, già l'autorità governativa ha anticipato la proroga di questo provvedimento, presumibilmente per altri 60 giorni, altri 2 mesi. La norma dice sospensione dei licenziamenti, ma attenzione, anche le informazioni della stampa e della televisione sono state sul punto non precisissime. La sospensione riguarda i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quelli che tradizionalmente vengono definiti licenziamenti di tipo economico, cioè quelli che dipendono da problemi o comunque esigenze dell'azienda che derivano da scelte, che derivano da problematiche interne alle aziende, unitamente ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sono sospese anche tutte le procedure di licenziamento collettivo. Sappiamo che quando esistono dei licenziamenti individuali in numero superiore a 4, almeno 5, il datore di lavoro è tenuto a effettuare una particolare procedura che coinvolge sia il Ministero del Lavoro che le organizzazioni sindacali. Nell'ipotesi in cui queste procedure fossero partite prima del 17 di marzo 2020, i termini di questa procedura rimangono sospesi. Dunque, abbiamo detto, esiste una sospensione che riguarda i licenziamenti individuali per motivi economici. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono una serie di altri provvedimenti di possibile licenziamento che possono essere adottati anche in questo periodo di coronavirus. Cito i casi più importanti. Sicuramente i licenziamenti per motivi soggettivi, cioè per giusta causa, per motivi disciplinari conseguenti a comportamenti del lavoratore ritenuti una grave violazione degli oneri e dei doveri professionali. Il licenziamento per giusta causa quindi è possibile. Un altro caso sicuramente da citare è la possibilità per i datori di lavoro, ma anche per i lavoratori, di recedere, cioè di risolvere il rapporto di lavoro per mancato superamento della prova, che non è in effetti un licenziamento per motivo oggettivo o soggettivo, è una casistica particolare di risoluzione del rapporto di lavoro. Anche sempre una casistica molto particolare, addirittura non è neppure un licenziamento, le scadenze dei contratti a termine. Aggiungo un altro aspetto molto importante. Il superamento del periodo di comporto. Sappiamo cos'è il comporto. Il comporto è il periodo previsto dai contratti di conservazione del posto in caso di malattia. Attenzione! I provvedimenti in materia di coronavirus prevedono che le malattie legate alle quarantene, cioè l'obbligo del lavoratore per motivi di profilassi, di stare a casa, sono considerate a tutti gli effetti malattia e non possono essere considerate nel comporto, ma solo quelle, solo le quarantene.
tutte le assenze per malattie diverse o anche per infortuni avvenuti in questo periodo possono tener conto, possono entrare nel calcolo del periodo di comporto e quindi se il lavoratore supera il periodo potrebbe venire licenziato. L'ultimo elemento che voglio sottolineare dal punto di vista procedurale. La norma del decreto legge nulla dice sui termini di impugnazione del licenziamento. Si limita poi a sospendere i termini processuali, i depositi dei ricorsi, i termini all'interno dei processi. Ma l'impugnazione di un licenziamento attraverso una lettera raccomandata è un atto stragiudiziale. Quindi, anche su quel punto, immagino che seguiranno giurisprudenza, gli avvocati si accapiglieranno e chi lo sa cosa succede nei prossimi mesi nelle aule di giustizia, ma intanto il mio consiglio è, se ritenete di dovere opportuno fare un'opposizione a un licenziamento, non è obbligatorio evidentemente, perché i licenziamenti possono anche essere legittimi, ma se uno ritiene di opporsi, attenzione, fare l'impugnazione entro i prescritti termini di 60 giorni. Non lasciare decadere i termini, ancorché siamo in un periodo di emergenza particolarissimo. Seguiteci ancora, nelle prossime volte affronteremo ancora argomenti legati al mondo del lavoro e in modo particolare in questo periodo di emergenza coronavirus e gli effetti che questo periodo determina sulle relazioni di lavoro. Grazie.